Buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi è martedì 24 aprile. Sono Paolo Pisino, il fondatore del sito tradingpertutti.com. Come sempre, analisi live intraday con il rilascio dei livelli chiave di prezzo e ciclici dei mercati Forex, indici e commodity. Partiamo subito con il disclaimer: gli investimenti con scambio margine comportano notevoli rischi economici. E chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Sono Paolo Pisino, fondatore del sito tradingpertutti.com. Veniamo al calendario economico. Intanto saluto Barbara, Maurizio e Mattia su Facebook e l'Antonino invece su YouTube, che hanno già salutato. Abbiamo questa notte avuto l'indice dei prezzi al consumo sull'australiano in negativo, quindi presumo che si sia schiantato ulteriormente, andremo a vedere. Avremo nella giornata di oggi l'indice IFO sulla fiducia delle aziende in Germania e poi passeremo direttamente al pomeriggio con le 15:10 il discorso del governatore e Woods della Bank of c'è cioè il deputato governatore Woods della Bank of England che parlerà alle 15:10, alle 16 dal rapporto sulla fiducia dei consumatori per quanto riguarda gli Stati Uniti e le vendite di nuove abitazioni sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti. Vedremo se saranno ancora dati in positivo che porteranno a un ulteriore apprezzamento del biglietto verde, quindi in questo caso fortissimo deprezzamento di tutte le valute contro il dollaro. Veniamo ai nostri livelli. Ieri, ennesima giornata di forte calo da parte della moneta unica. A mio avviso, il segnale questa volta c'è. Ieri, falso breakout stoppati. Questa volta il segnale mi sembra. Vediamo. Del resto, anche ieri ho avuto un bel segnale di rialzo, cosa che non è stata confermata. Staremo a vedere se ci sarà la conferma. La VTL è ancora molto lontana, quindi finché non ci sarà la breccata comunque della VTL. Che c'è già, l'ho già tirata, che è lontanissima. Oddio, mancano una quindicina di pip. La sua breccata dovrebbe darmi la possibilità di prendere un rialzo. Io rimango rialzista su euro-dollaro 1,22 e 17. E scusatemi, un buon livello dove poter cercare, secondo me, operazione a rialzo sarà la rottura di 1,22 e 25. Ovviamente, dal punto di vista ciclico, rimango rialzista, questo è ovvio. Invece operazione a ribasso le andrei a valutare, aspetterei assolutamente la rottura. Allora, in realtà dovremmo andare a prendere il minimo qua sotto. Il minimo qua sotto che dovrebbe riportare l'euro a 1,21,52. Francamente me l'aspettavo già stanotte e non ci è arrivato, quindi per me la sorpresa potrebbe essere ancora dietro l'angolo. 1,22,25. Scusatemi, l'1,21 e 94 sarà un buon livello dove andare a cercare indicazioni a ribasso, però mi raccomando, attenzione a ovviamente la rottura e la tenuta del livello di supporto. Stessa cosa per la sterlina, affondata, completamente affondata. Vedete, è andata a rompere tutti i minimi. Siamo sui livelli del mese di marzo. Ha tenuto un livello tutto sommato importante, che era in realtà è pieno di livelli qua, che era il livello posto in area 1,3908, che sarà poi il livello sotto il cui potremo andare a cercare indicazioni al ribasso, per la precisione 1,3212. Invece, occasione a rialzo, si potranno andare a cercare con la rottura di 1,3949. AUD/USD. Ieri abbiamo purtroppo preso lo stop loss di operazioni di lungo, infatti anche questa notte è caduto. Sostanzialmente in 3 giorni si è mangiato oltre 10 giorni di trade in profitto. E vabbè, quelle sono cose che succedono con questa esplosione del dollaro. Chiaramente si è tutto schiantato. Riprenderò assolutamente a cercare occasioni, perché lo ripeto, anche in questo caso da un punto di vista ciclico deve iniziare un nuovo ciclo 80 giorni, quindi è assolutamente, a mio avviso, ancora rialzista. Ovvio, è stato vanificato l'ingresso, bisognerà andarlo a rivedere. Vediamo se riusciamo a tracciare dei livelli, perché qui non ce ne sono livelli su H1 da poter utilizzare. Infatti vediamo che non esistono, nel senso che
è sceso talmente tanto, non so se mi fa arrivare, se mi fa arrivare indietro su H1, aumentiamo un po' lo zoom, andiamo a cercare da queste parti qualcosa, direi che qualcosa lo troviamo sicuramente qua, anche se è pericoloso perché è un po' sporco, mettiamolo qua sotto, così abbiamo un livello di riferimento per poter andare a cercare operazioni di ribasso. Vedete che è andato a pizzicare infatti il livello prima della risalita, a spazzolare comunque chi poteva magari aver inserito uno stop loss qua sotto. A questo punto lo andremo per forza a spostare giù. 0,75 a 73 è un buon livello, deve andare a cercare delle occasioni a ribasso. Intanto benvenuti anche da qui Reale e a Tiziano, benvenuti anche a voi. Come sempre chiedo un like. Vedo che su Facebook c'è più la propensione a mettere, invece su YouTube che c'è un po' l'allergia, sono proprio tipologie di utenti diversi. 0,76 a 14 rimane invece un buon livello dove andare a cercare delle indicazioni al rialzo. Andiamo a vedere il DAX. DAX ieri abbiamo spostato lo stop sotto il minimo, quindi a 1, a 12.450. Ricordo che siamo long da 1991, quindi da 12, scusate, da 11.991, sì, 12.191. Quindi stiamo marginando all'incirca un più di 500 punti, quanti sono? 11.910, non riesco neanche a parlare. Siamo a 700 punti, rimane assolutamente rialzista anche sul daily, nel momento in cui andrà a rompere la resistenza, secondo me continueremo con il rialzo. Per quanto riguarda quindi l'intraday, direi che la situazione è la stessa, andiamo a spostare, a mettere a posto. 12.602,6 è un buon livello, deve andare a cercare indicazione al rialzo, indicazione al ribasso, andare a cercare con la rottura di 12.532,1 gap, permettendo, mi raccomando, aspettate un ritorno e poi potrete eventualmente andarlo a prendere. Andiamo a vedere Euro GBP in totale lateralità, quindi rimarranno sostanzialmente validi i livelli di ieri, con uno 0,8749 per andare a cercare 0,8749 indicazione al ribasso, benvenuto anche a Massimo. E indicazione al rialzo lo andrei a valutare con la rottura di 0,77 0,8770. Infine crude oil, vediamo cosa è successo questa notte. Ieri è stato incredibile quello che è successo ieri, schianto del crude oil, poi decollo totale, quindi si sta, è corretto, è corretta la previsione, tra l'altro anche ciclica, che avevamo dato, questo si vede che è la versione di prova, non è ancora quella definitiva. E avevamo dato su in diretta TV il long sul petrolio, long che si sta assolutamente venendo a manifestare, vedete che sta continuando la sua fase di risalita, chiaramente bisognerà vedere se verrà rotto il 69,75. Quindi, per quanto riguarda la giornata di oggi, ok, direi che 69,10 quest'armo, a livello deve andare a cercare indicazione al rialzo, quindi 69,10, 69,11. E invece, occasione al ribasso, andare a cercare quella rottura di 68,56. Appuntamento domani mattina, come sempre alle 7:30, e vi auguro buon trading. Ciao a tutti!